Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua. Questa volta è Fuoco Amico, il libro di Yoshua che ho letto, di cui vi vorrei parlare. È uscito nel 2006, sto andando in ordine, come sapete. È tornato in Israele. Allora, di che cosa parla questo libro? Parla di una coppia di due più o meno sessantenni che vivono in Israele. Lui fa... progetta ascensori per grandi palazzi, mentre lei fa l'insegnante di inglese. E questa coppia si separa per un breve periodo perché lei aveva una sorella che viveva in Africa con un altro israeliano che è morta. Allora lei vuole andare in Africa da sola per in qualche modo ritrovare la sorella, no? Andare a vedere così come passava, com'era la sua vita nell'ultimo periodo di tempo, mentre il marito resta in Israele. La sorella va, ospite del cognato, e una parte di questo libro parla quindi del rapporto di questa donna con il cognato, il quale vuole in qualche modo fuggire da Israele, vuole fuggire in qualche modo dal passato, perché il passato, cosa contiene anche il passato di questo vedovo? Contiene la morte del figlio, il quale è stato ucciso durante un'operazione militare, però è stato ucciso dai suoi commilitoni, ovviamente in modo involontario, senza voler, è stato un errore, no? Il termine fuoco amico è quello che ha usato il marito, quello che è rimasto in Israele, per raccontare a lui quello che è successo, per andarglielo a dire, no? Quindi fuoco amico, il titolo deriva da questo. Fuoco amico è un termine che ormai si usa abbastanza comunemente, no? Quando uno viene ucciso da quelli della propria parte per errore. E quindi una parte di questo libro parla appunto di discussioni, del rapporto, di quello che succede in Africa con questa signora. L'altra parte del libro invece parla di lui, di quello che rimane in Israele, dei suoi problemi, di quello che fa senza di lei, eccetera. È meno pregnante questa parte, no? La parte più pregnante è quella della donna. È raccontato questo libro in modo un po' particolare. La parte centrale, il grosso del libro, che racconta quello che si succede in questa settimana quando la moglie è in Africa, è scritto con un'alternanza di capitoli, capitoletti di qualche pagina, tra quello che succede in Africa e quello che succede in Israele. C'è proprio un rimbalzo. Questa è l'unica parte che per alcuni aspetti a me non è piaciuta molto. Perché? Perché mentre sei lì che ti stai leggendo quello che succede da una parte o dall'altra, a un certo punto, dopo poche pagine, si interrompe e riprende il racconto dell'altra parte e va avanti così per una buona parte del libro, e questo almeno per quanto mi riguarda mi ha un po', insomma, ti fa un po' perdere il filo. Ovviamente l'inizio e la fine del libro sono assieme, la coppia e niente, insomma, è una scrittura tradizionale. E qua Yoshua parla veramente di Israele, la sua critica a Israele, agli ebrei, al comportamento dello Stato di Israele, è molto forte, la fa fare al cognato. E qui ricordo, mi viene in mente, mi fa ricordare il libro sull'antisemitismo che è scritto, almeno che è uscito, pubblicato da Yoshua qualche anno prima, e qui vengono un po' ripresi alcuni temi, naturalmente in una situazione di tipo romanzato. Dicevo, in Tanzania, mi pare, era la regione, lo stato africano dove avviene questa storia fra la moglie dell'israeliano e il proprio cognato, in ricordo della sorella morta. Ecco, questo è in sintesi quello che succede. Naturalmente tutto quello che effettivamente succede, insomma, ve lo trovate sul libro, non sto lì certamente a raccontarvelo, e basta, insomma, è un bel libro, si legge bene, insomma, a parte questo aspetto che perlomeno a me non è piaciuto molto, per il resto è molto, molto
molto bello, molto leggibile, insomma, il nostro Yeshua, appunto con quei temi che erano già stati suoi precedentemente. Bene, buona lettura a tutti.